D'accordo, gente, siamo tornati su Kerbal Space Program. Ci eravamo lasciati che eravamo riusciti a fare un contratto e devo essere sincero, ho riflettuto e ho pensato a una cosa. Io sto giocando a questo videogame in questo momento perché mi sono posto un obiettivo che voglio assolutamente raggiungere, cioè voglio proprio mettercela tutta. E non ho intenzione di arrendermi per sentirmi una persona in gamba, ok? Per avere della gratificazione personale. E questo obiettivo ovviamente è atterrare sulla Luna, probabilmente piantare la nostra bandiera, sempre ammesso che riesco a imparare come si fa, e poi tornare a casa e non far morire il mio pilota. Stavo pensando che mi sono sempre arreso, non è la prima volta che io provo ad atterrare sulla Luna in questo gioco. È la prima volta che mi registro mentre ci provo. E quindi non mi devo arrendere. Quindi è importante non arrendersi. Ho questo contratto attivo per la quale mi sono praticamente già arreso. Ho già detto no, è troppo difficile. Beh, se trovo troppo difficile questo contratto e mi sono già arreso, è fisicamente impossibile che riuscirò ad atterrare sulla Luna. Quindi facciamo questo cavolo di contratto. Dobbiamo testare, credo, o basta averlo? Credo che basti averlo. Basta avere questo tipo di carburante a questa altitudine mentre siamo in orbita, su Kerbin. È molto, 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 molto in alto questa altitudine. Non ci siamo mai arrivati a quell'altezza. Ma credo che sia fattibile. Io direi che per questo video proviamo a fare quel contratto. Allora, abbiamo per fortuna un razzo che sappiamo che può, senza problemi, arrivare in orbita, che è questo. Abbiamo anche un po' di scienza con noi, che quasi quasi mi tengo per il momento. Cosa più importante di tutte, ci serve questo carburante. Questo dobbiamo ficcarlo da qualche parte, probabilmente nell'ultimo stage. Puoi venire qua tu. E possiamo, credo, toglierti tutto il carburante. Il gioco non dice che dobbiamo utilizzarlo. Dice che dobbiamo avere questo pezzo. Avere RT-10 Hammer, che è martello. Carburante solido booster. Hole. Ok, secondo me basta. Tu puoi venire qua. Ok. L'altro problema al momento è raggiungere quell'altitudine. Quello è un grosso problema. Dobbiamo raggiungere 320.000 metri. E finora ci siamo sempre fermati attorno ai 72. In realtà no, aspetta, quanto dista la Luna? Aspetta un attimo, La Luna quanto è lontana da dove dobbiamo arrivare? Perché con il razzo che abbiamo riusciamo ad arrivare in orbita fino alla Luna. Perché l'orbita non deve essere per forza un cerchio, basta. No, ignorate l'ombra del mio razzo, ok? Che per di più, forse è meglio chiamarlo rocket, perché razzo assomiglia molto a un'altra parola che assomiglia a questa ombra, quindi non inquadriamo. Ecco, così di certo non c'è una forma fallica sullo schermo. Allora, a parte gli scherzi, fammi un attimo in lancio, per favore. Di certo la Luna è più lontana di 300, sì, è a 11 milioni. Dobbiamo arrivare solamente a 300. Ok, quindi credo che forse questo razzo qua già basta per arrivare a quell'altitudine in orbita. Ma nel caso che non basti, impegniamoci di più. Mettimi due di questi, per favore. Ok, forse basta? Vediamo quanto in alto riusciamo ad arrivare. E soprattutto guardiamo che non vengano distrutti così
con cui possiamo fare un po' di scienza, perché non credo di aver fatto degli esperimenti mentre eravamo in orbita, quindi è della scienza che possiamo recuperare e poi vendere per avere soldi, perché alla fine dei conti è quello che mi serve, mi servono soldi, gente. Allora, il razzo va. Per fortuna non c'è una velocità, dobbiamo solamente essere a una certa altitudine, il che è un miracolo. Perché spesso questi contratti ti chiedono anche di avere una certa velocità. Ci stiamo inclinando troppo. Fermati, 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 fermati. Oppure brucia il carburante più velocemente. Ok. Si sta inclinando veramente tanto, ma abbiamo quasi finito il carburante della prima fase. Perché non vi siete staccati? Non sono attaccati? Sì, sono attaccati. Ok. Non ho idea di che cosa è successo. Perché non si sono staccati? L'ho dovuto fare manualmente. Abbiamo avuto un errore. Un errore di qualche genere? Forse avevo incasinato. Dovrebbe essere giusto, scusa, si lanciano questi e poi questi si staccano e parte anche questo insieme. Allora, adesso facciamo una cosa un po' pericolosa. Questo qua, voglio staccare subito questi per vedere perché non funziona. Allora, prendi il volo, staccali e attivami il motore successivo. Sì, ok, funziona. Vanno più veloce di noi senza, ovviamente, perché c'era dentro un sacco di carburante. Non riesco a capire perché prima non l'ha fatto. Ma per qualche motivo non lo ha fatto. Forse c'è stato. Forse questo gioco immette anche gli errori tecnici, oltre, cioè gli errori pratici. E malfunzionamento delle parti meccaniche dei nostri razzi. Ok. Inclinati ancora un po', ok, basta, 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 per favore, basta. Ok, così è perfetto. Allora, adesso molto gentilmente vi chiedo. C'è un'isola qua. E vi chiedo di staccarvi quando vi darò l'ordine, ok? Fatelo. Ok, questa volta ha funzionato. Non inclini. Si sta inclinando troppo. Ah! Siamo troppo lunghi. Siamo troppo lunghi. Forse basta partire già con il motore al massimo. Forse. Se continuiamo a dargli una bella spinta, forse ce la fa. Proviamo. Ush. Altrimenti devo mettere forse delle alette. Così che il razzo diventa più stabile. Forse è quello che aiuta. Perché un minimo comunque mi devo inclinare. Un minimo. Non posso andare su dritto a 90 gradi rispetto alla terra. Già questa è un'inclinazione minima. Già dovrebbe essere inclinato di più. Ma lasciamo perdere. Ok. Molto bene, molto bene. Adesso, semplicemente non devi roteare su te stesso in questa fase. E ti stai inclinando, ti stai inclinando e la cosa non va bene, non capisco il perché. Pa, 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 pa. È perché sei troppo lungo. Potrei. Ho in mente un altro razzo, ma mi costerebbe molto di più. Questo qua costa 11.000. Non è tantissimo, effettivamente. Proviamo ad aggiungere delle alette per adesso e basta. E vedere come va. Chi lo sa, forse fanno tutta una differenza enorme. Ne dubito, ma se lo fanno, sono molto felice. Non so neanche se questo razzo riesce ad arrivare all'altitudine necessaria. Ok. Altro tentativo. Non ci arrendiamo, gente. Inclinati. Troppo, troppo, troppo.
Forse questo è il problema, è che lo inclino all'inizio. Vedi, è questo il problema. Solo un vero scienziato può giocare a questo videogame. Non è fatto per gente come me. Ci vuole una laurea. Ci vogliono 5 lauree per giocare a questo gioco nel modo efficiente. Perché non vi siete staccati stavolta? E perché vi siete staccati dopo? Ho dovuto dare l'ordine 2 volte, non capisco. Comunque, per adesso sembra che stia funzionando, quindi non diciamo niente. Sono molto molto impressionato da questa cosa. Abbassa un pochino il potere, l'energia con cui stai spingendo. L'importante è che non rallenti di per sé. Ok, molto 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 bene. Stacca tutto. Spegni il motore per il momento. Ok, abbiamo ancora un po' di carburante solido, sono molto stupito. E poi abbiamo tutto il carburante per metterci in orbita. Ok, ok, va bene. Adesso rimani con questi 50 gradi, anzi vorrei metterti io un pochino più in alto se ci riuscissi. Perché stai facendo questo? Allora vai qua, non so perché non stava andando dove volevo. Ok, fermati. Ok, ok, molto meglio, molto meglio, va bene. Allora, sempre 74.000, perfetto, e non sta scendendo. Beh, è sceso di un metro per adesso, non è tanto. Appena arriviamo ai 70.000, spara il motore al massimo con questa inclinazione da 45 gradi. E dovrebbe andare tutto bene, credo. Ormai ci siamo. Vai. Puoi anche andare un po' più giù, probabilmente. Si sta allontanando di parecchio. Vai in prograde. Forse è la cosa migliore da fare. Ok, stacca. Ok. Vai di nuovo. E si sta avvicinando. Ok, va benissimo. Va benissimo, non è un problema. L'importante... si sta sollevando un po' troppo. Vai in prograde. Ok, adesso stabilizzati. E adesso aspettiamo e basta. Però questo carburante sta bruciando molto lentamente. Secondo me ce la possiamo fare, lo sapete? Secondo me ce la facciamo con questo razzo, se tutto va bene. E secondo me tutto andrà benissimo. 46. Vai ancora in prograde. Adesso stabilizzati. Ed è ancora 46. Perfetto, 45, sta un po' scendendo. Bene, 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 bene. E lascia che ti dica molto bene. Guarda, guarda, che non scende. Continuiamo ad essere su... possiamo andare ancora un pochino più vicino all'orizzonte, perfetto. Molto. Sai cosa? Vai direttamente in prograde. Finché questo qua non scende, io sono felice. Sta andando che è una meraviglia sto razzo. Ma come mai? Ho fatto più fatica a metterlo in orbita l'ultima volta. E non sto neanche parlando di quella missione con i due civili a bordo che facevano da passeggeri, eh. Ok, addirittura un minuto di distanza, possiamo avvicinarci ancora. Siamo quasi a metà del carburante, ma va bene. Ok, bene, 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 molto bene, devo dire. Guarda, guarda come si allontana. Allora, se questo qua è a 100.000, ci conviene portare l'altro a 70. Aspettare di viaggiare dall'altra parte e iniziare a spingere questo verso l'alto, siccome questo è già più in alto. Si tratta di risparmiare poco carburante, ma secondo me ne vale comunque la pena.
ogni singolo grammo di carburante è di per sé essenziale in questa missione. In tutte le missioni, in realtà. Sai, l'ultima cosa che vuoi in questa vita è rimanere bloccato in un'orbita senza carburante. Credo che funzioni così nel gioco e nella vita reale. Ok, ci siamo quasi. Molto bene, molto bene. Eccolo qua. Quando questo qui arriva a 70.000 siamo praticamente a posto. 20. Possiamo aspettare che manchino tipo 5 secondi all'arrivo e spingere appena un pochino di gas, schiacciare un po' il pedale in modo da far salire sto coso. Eccoci qua, vai, sali. Porca troia. Detto proprio in modo simpatico. Ok, spegni tutto, siamo in orbita. Chiudi sta roba, Dio santissimo. Non succederà più di una volta, gente. State certi. Ok, allora siamo ufficialmente in orbita. L'unico problema è che dobbiamo essere a 320.000 metri di altitudine. E al momento siamo solamente a 100. Quindi dobbiamo oltre triplicare questo AP. Questo AP deve essere più di 3 volte alto quello che è. Non è un problema. Adesso viaggiamo velocemente dall'altra parte del pianeta. Eccoci qua. Arriviamo al PE, che è il nostro punto più basso. È 1 minuto e mezzo di distanza. E spingiamo verso il prograde. Facendo questo, l'AP, che è il nostro punto più alto, dovrebbe allontanarsi dalla Terra. Non dovrebbe, è quello che farà. Ne sono certo, ne sono convinto, è così che funziona. Lo so e la so giusta come cosa. Quindi, avviciniamoci ancora un po' perché più vicino siamo al PE e più alziamo con precisione l'AP. Scusate se non li chiamo apoapsis e... per lapsis, perché 1 non conosco il termine in italiano e 2 non credo di sapere come pronunciarlo giusto in inglese. Mi verrebbe da dire l'apoiosis e il periapsi in italiano, ma sono sicuro che è sbagliato come modo di dire. Ok, direi che possiamo iniziare a dare gas. Cioè ci vogliono solamente 32 minuti per fare il giro della Terra alla velocità con cui stiamo girando, perché 16 minuti per arrivare qua e altri 16 per tornare qui. Ok, questo qua si sta alzando, molto bene, molto bene. Deve arrivare a... c'è quasi, scusami. 320? Perfetto, c'è. È perfetto. Adesso arriviamo a 320... metri, quando arriveremo qua, superiamo la missione perché abbiamo tutti i check tranne questo e abbiamo una tonnellata di carburante per riuscire a tornare sulla Terra. Perfetto, cioè, e io, scusate, io volevo non superare questo contratto, volevo arrendermi, ma perché? Avevo tutti i mezzi per farlo. Lo sapete cosa? 320.000 pensavo che fosse molto più alto, pensavo che questo AP fosse tipo... qua, almeno, non all'altezza della Luna, però qua. Però a quanto pare, questo probabilmente ve lo possono dire un sacco di astronomi, la Terra è abbastanza lontana dalla Luna. È così, le cose stanno così, gente, a quanto pare. Rallenta! Porca miseria, non ha... Avevo cliccato! Ah, ce l'abbiamo fatta comunque, superato. Perfetto. Giuro che avevo cliccato sulla freccia. A quanto pare bisogna fare attenzione perché non cambia immediatamente. Allora, tecnicamente la cosa migliore da fare sarebbe spingere nella direzione opposta in cui ti stai muovendo quando ti trovi nella P, in modo che il PE si abbassi. Però abbiamo talmente tanto carburante che in realtà possiamo farlo ovunque e di certo riusciamo ad atterrare sulla Terra. Eccoci qua, già fatto. Adesso questo qua, quando tocca zero, siamo a posto. Ok, possiamo... ufficialmente staccarci. Ok, puoi anche staccare il SAS e possiamo
Ok, adesso ci siamo staccati. Stavo dicendo, perché continua a darmi anche tutto il resto? No, va bene, ci siamo. Staccati un attimo, mettiti in retrograde per il momento, perfetto. E direi che possiamo far passare veloce il tempo. Eccoci qua, adesso siamo dentro all'atmosfera. Non ho fatto la scienza. Dovevo farla mentre ero in orbita, sono un cavolo di cretino. Questo non mi darà scienza. Crew report, questo non mi darà scienza, perfetto. Credo di non aver ancora fatto queste qua quando sono in... quando sono in orbita. Però, non lo so, adesso prenderemo un altro contratto e... che mi faccia andare in orbita e questa volta me lo ricordo. Allora, vai veloce, attiva il paracadute. Cerca di non distruggere gli oggetti della scienza, perché vorrei comunque recuperarli, se fosse possibile. Sai, sono comunque soldi. Possiamo spegnere questo, toglierlo almeno. Qualcosa si stava surriscaldando, ma per fortuna non è esploso niente. Ok, direi che... Qualcosa è precipitato, probabilmente il resto del missile, che è più pesante di noi e quindi cade più velocemente. Tutti attivi a 1000 metri, va benissimo. E direi che siamo a posto. Direi che è perfetto. Siamo atterrati dall'altra parte del pianeta rispetto a dove siamo partiti. Forse riusciamo ad ottenere un po' di scienza. Bisogna fare attenzione perché ci sono delle montagne che sono alte quasi 1 chilometro, quindi attivare il paracadute a un chilometro, a 1000 metri, potrebbe essere troppo tardi, perché è 1000 metri dall'altezza, ad altezza acqua, a livello del mare. Comunque, se siamo fortunati, siamo atterrati in una zona del pianeta in cui se... Cosa c'è qua per terra? C'è dell'erba? Hanno aggiunto dell'erba in questo gioco, a quanto pare sì. In cui forse se facciamo un po' di scienza qui... possiamo ottenere qualcosa. Allora, per adesso questo lo tieni. Questo lo puoi fare da nuovo, tanto non ci aveva dato... visto? Infatti qua possiamo fare della scienza e ottenerne un bel po'. 3.6, probabilmente anche il crew report ci darà qualcosa. Crew report, eccolo qua. E quindi quasi certamente anche il mystery goo. Resetta. Observe. Eccolo qua, perfetto. Allora, credo, sono abbastanza sicuro che tu, mio caro, puoi anche piantare la bandiera prima o poi. Forse adesso che sei abbastanza in gamba puoi finalmente farlo. Deploy shoot equip. No, forse te la devo dare, non riesco a capire. Perché credo che il gioco ti dia delle ricompense anche per piantare la bandiera. Puoi fare un Eva report, secondo me è diverso dal crew report, lo sai? Comunque, direi che abbiamo finito. Recover vessel. Vediamo un po'. Abbiamo. Il gioco è bloccato, ok. Ah, ho capito cos'è successo. Abbiamo recuperato solamente il pilota e non il veicolo. Ecco perché l'altra volta e non avevo ottenuto niente. Guardate, adesso andiamo qui. E 10 a 1 c'è un veicolo. Eccolo qua, guarda, basta che ci clicco sopra. Cliccaci sopra 2 volte e recuperalo. Ecco perché. Se il pilota esce dall'aereo, tu subito recuperi solamente lui. Non recuperi tutto il veicolo. Ok, buona sapersi. Allora, Jebedia non ha ottenuto esperienza, perché non ha fatto niente di nuovo. Però abbiamo 10.8 di scienza, niente male. Abbiamo recuperato un po' di soldi da i veicoli, i pezzi che abbiamo recuperato. E basta. Del pilota avevamo già visto che non avevamo molto. Ok, va bene. Molto molto bene, direi. Dobbiamo accettare un'altra missione che ci dia un po' di soldi. Questa non sarebbe per niente male, vorrei proprio... Lo sai cosa? C'è qualcosa che mi dà in... Sì, in advance. Vedi, c'ho delle missioni che me lo fanno. Però molto poco. Questa qua dà un sacco di soldi. Allora, 87.000, E a me me ne serve più di 100. Contando che poi mi servono anche i soldi per costruire il veicolo.
Ok, allora facciamo così. Facciamo un altro contratto, qualcosa di abbastanza facile. Allora, questo devo utilizzare un paracadute dopo che ho toccato l'acqua, sembra. Questo potrebbe essere estremamente facile. E anche molto poco costoso. Ce n'è un altro per cui vuoi che sia dentro all'acqua. Questo qua deve testare solamente l'heat shield, sembra estremamente facile. Test heat shield, carbine, launch site. Scusa, devo testarlo sulla rampa di lancio praticamente. At the launch site. Questo sembra una cretinata, scusami, posso farlo immediatamente questo. Proviamo a fare questi due. Ok. Questo e questo. Allora, fammi qua. Buttami via. Ok, perfetto, non c'è neanche più. Prendi questo. Allora, heat shield da 1,25 metri. Scusatemi. E è questo. Mettilo qua sotto. Lancia il razzo e basta che lo testo, giusto? Basta che ci clicco sopra con il mouse, col destro, run test, e il contratto è finito. Recover vessel. Oh mio Dio. Ok, va bene. Soldi gratis, apprezzo molto, sono molto, molto felice, grazie. Abbiamo completato due contratti, questo era quello di prima, questo è quello che abbiamo appena fatto, ci ha dato 4, cioè praticamente 5.000 dollari, euro, chiamali come vuoi, gratis, così, uno di scienza e uno di reputazione. Va bene. Allora, voglio controllare una cosa, scusate. Only on camera. Questo vorrei farlo quando atterriamo sulla Luna, questo qua averlo sarebbe molto carino. Vedi, possono piazzare le bandiere, ecco cos'è, devo potenziare questo, questo volevo vedere. Molto bene. Ok, allora, l'altro contratto facciamo, quindi vieni qui. Abbiamo fatto ben due contratti, gente, sono una persona estremamente in gamba, So perfettamente come funziona questo gioco. Allora, togli questo. Ci serve il TD12 di Coupler. Bella musichetta, che è questo. Perfetto. Mi metti, guardate, so esattamente che cosa fare. Mi metti questo paracadute e mi metti quanto meno carburante possibile. Questo costa 150, però devo metterti anche un motore. Secondo me con questo riesci a volarlo. Chissà se ce la fai. Di certo sembra la cosa meno 200. Lo sai cosa? Questa è la cosa meno costosa. Quindi. E probabilmente il paracadute basta per tenere sollevato tutto questo. Quindi aggiungine uno e metti il paracadute qua. Il paracadute si apre dopo che. Dopo l'affare per staccare i due pezzi. Secondo me può bastare questo. Lo sai cosa addirittura? Aspetta, 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 aspetta. Posso addirittura darti molto meno carburante. Perché devo semplicemente cadere dentro all'acqua, che è molto molto vicino. Secondo me questo posso metterlo sì bassissimo, tipo. Mettilo a 14, è il minimo 14, sì, se no va a 0. Ok, proviamo così. Così ci costa anche di meno, tecnicamente, c'è meno carburante dentro. Allora, se non mi sbaglio, esatto, guarda, cioè basta che arriviamo qui, da quest'acqua. Ok? Quindi andando tutto a destra dovremmo arrivarci. Pronto? Sasso? Ok, forse serve un pochino più di carburante. Questo era effettivamente molto, 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 molto poco. Fai all'incirca così, dai. No, non stiamo proprio a parsimoniare ogni singolo centesimo che abbiamo in tasca. Va bene? Ci servono soldi, ma non siamo così disperati. Devi andare però tutto a destra, subito. Ok, così è perfetto. Ancora un po', ancora un po'. Perfetto. Ok.
palesemente cadiamo dentro l'acqua. Ci serviva molto meno carburante, ma va bene lo stesso. Allora, puoi togliere il sas. Puoi aprire il paracadute. E dobbiamo testare questo affare qui una volta che tocchiamo l'acqua. Quindi, cadi giù. Mi raccomando, il paracadute che regga, va bene? Ho bisogno che non esplodi. Forse era il caso di aprirlo un pochino prima. L'acqua si sta avvicinando un po' troppo, inizio ad avere paura. Perfetto. Adesso, per favore, vai abbastanza piano. 6 metri al secondo direi che è più che abbastanza lento. Tocca l'acqua. Ok, siamo ufficialmente dentro l'acqua. Non affogare, mi raccomando. Meno male che questa roba galleggia. Vai. Non l'hai testato, l'hai semplicemente utilizzato. Avevo bisogno che tu lo testassi. Scusa, è quello che ho fatto. L'ho attivato. C'è qualcosa che non mi torna. Ok, torna indietro. All'assemblea. All'assemblea. Possiamo togliere un po' di carburante. Probabilmente questo basta. Ok, riproviamo. Tentativo numero 2. Non so perché non ha fatto quello che volevo. Forse devo attivarlo premendo spazio sulla tastiera e non con il destro qui. Con decouple. Probabilmente è quello che mi ha fregato. E se è così è veramente una cretinata, però va bene. Ok, inclinati. Ok. Questo potrebbe fare paura, ma state certi, ci arriviamo. Addirittura troppo carburante. Attiva il paracadute. No! Cliccato 2 volte. Colpa mia. Mi assumo tutta la responsabilità. Ok. Ancora meno carburante. Sono molto attento ai soldi. Ok. La stiamo prendendo con un po' di rischio. Siamo solamente a 500 metri di altezza. Non posso neanche aprire il paracadute adesso. Devo aprirlo una volta che siamo sopra l'acqua, altrimenti perdiamo troppa velocità. Ok, 500 metri. Ci siamo. Perfetto, apri il paracadute. Per favore, rallenta. Perfetto. A dir poco spettacolare. Ok, dice di attivare la parte dello staging quando tutte le condizioni sono attive. Sono in verdi. Quindi, se premo spazio, che serve per attivare il prossimo stage, una volta che abbiamo toccato l'acqua, dovrebbe completarmi questo contratto. Perfetto, abbiamo toccato. Abbiamo un bel po' di... Abbiamo 2 di scienza, meno male. Perfetto. Ok, colpa mia, a quanto pare non dovevo farlo manualmente, ma dovevo farlo con la tastiera. Mi sembra una cretinata, però va bene. Quindi, abbiamo fatto ben 3 contratti, gente, e ben 2 di scienza. Molto bene. Recupera. Ok, abbiamo recuperato un po' di detriti. Chissà se me li mostrava qua. Avrei preferito vedere se me li mostrava qui prima... Vabbè, fa lo stesso. Troppo tardi. Dunque. Che è successo? Alla telecamera. Molto bene. Ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo di denaro. Vediamo un po'. We want you to send us science data from space around Kerbin. Ok, questo sembra abbastanza facile, basta che vado... Che recupero qualsiasi genere di scienza. Quindi... Probabilmente potevo farlo anche in questa missione. Questo è difficile. Questo può sembrare facile, ma non lo è. Perché devi essere a una certa altitudine, a una certa velocità. Non è facile farlo. Anche questo non è facile, devi raggiungere un determinato punto... E recuperare della scienza.
Landed. Questo si può fare. Landed Hot Carbine. Ok. Secondo me possiamo fare questo e questo insieme. Uno. E uno, due. Ok. Ci arriviamo, beh, a quella cifra. Mi sembra di dover del denaro alla mafia. E sono assolutamente terrorizzato. Allora, 48.7S mi serve. Cos'è? È questo. Oh mio Dio, è minuscolo. Ok. Staging sequence when all conditions are met. Ok, non basta che io semplicemente lancio questo veicolo e tutte le condizioni sono già attive. Peccato che si apre il paracadute insieme al motore. Ah, però serve del carburante. Tecnicamente sì, tecnicamente basta che io faccio così. Non ha carburante perché non gli ho dato carburante, però il contratto è concluso. Tu prendi, fai un crew report, anzi lo sai cosa addirittura? Perché non mi dà scienza purtroppo. Vai in IVA, credo che puoi fare un report mentre sei fuori dalla navicella, mettiti in piedi per favore. E questo forse ci dà un po' di scienza, no, neanche questo mi dà scienza. Ok, però abbiamo comunque completato uno dei due contratti. Ok, e quattro contratti in una missione, credo. Sono abbastanza sicuro che abbiamo 4 contratti in una missione, probabilmente 5, se non addirittura 6. Sì, il gioco mi mostra anche i detriti qua. Ah, no. Questo qui è perché ho fatto recupera veicolo dopo che sei uscito. Dopo che avevo fatto camminare sul pianeta il mio pilota. Ok, infatti non me lo dà più, ok. Va bene. Va molto bene, stiamo guadagnando un po' di denaro così, quasi gratuitamente io direi. Ok, quindi qualsiasi genere di scienza attorno a Kerbin, ok. Vorrei farlo insieme a un'altra missione. Questa deve essere un'altra cosa facile, questo qua è un altro test sulla rampa di lancio, ok. Fai questo. Un miliardo e mezzo di contratti prima di concludere questo episodio. RT5 dovrebbe essere questo, no? Sì, eccolo qua. Posso toglierti tutto il carburante e dovresti funzionare lo stesso come quello che abbiamo appena fatto, no? Perché basta attivare il tuo stage. Siamo su Kerbin, siamo sulla rampa di lancio. Abbiamo attivato. E non posso ottenere scienza, quindi recupera veicolo. E un altro contratto superato. Bene. Non ho idea, non ho la più pallida idea di chi ci stia pagando per fare questi contratti. Ma secondo me sono tra le persone più stupide di questo mondo. Mi è appena venuta un'altra idea. Non ho sbloccato altre cose che mi danno della scienza e che non ho ancora utilizzato. Per esempio questo. Se io metto questo qua e questo qui. Metti anche questo intanto che ci siamo, chi lo sa. Almeno una di queste cose un minimo di scienza me la deve dare. Anche se non lancio il veicolo. Fammi un po' vedere. Status experiment, 0, ok, non posso fare niente. Ok, tu sei... Perfetto, questa è scienza. Questa è scienza e quindi questo contratto dovrebbe essere a posto. Anche questo mi dà un po' di scienza per qualche motivo, ok. Fai un po' di scienza anche con questo. Fai un po' di scienza con questo, non ne ho la più pallida idea di... Ah, lo sai cosa serve questo? Recupera la scienza che stai ottenendo. Probabilmente è questo che fa. Adesso lo leggerò. Sì, vedi, 1, 2, 3. Ok. Sì, nel caso che il resto venga distrutto. Quindi, tecnicamente...
facendo recupera veicolo, questo contratto dovrebbe concludersi ed essere superato, immagino. Perché ho recuperato un po' di scienza. Ho recuperato 8.2. 8.2 di scienza ho recuperato con questa missione. Non chiedetemi che... No, però vedi, non ha funzionato. Perché? Trasmetti o recupera dei dati scientifici... Ah, dallo spazio! Quindi non conta perché ero sulla rampa di lancio. Va bene, ok, non è un problema. Ho comunque un veicolo perfetto per entrare in orbita. Take a crew report in una certa zona. Ah, lo sai cosa? G7 qualcosa. Mi fai vedere dov'è? È questa qua. Quindi da qui devo volare fin qua. È molto difficile. No, questi qua non mi piacciono come contratti. Li trovo estremamente complessi da fare. Perché devi far volare il tuo veicolo in una determinata zona e non credo di avere i mezzi. Questo mi dà un sacco di roba. Ah, perché ci sono tre cose diverse. Questo dovrebbe essere non troppo difficile. Ok, ho solamente... Questo cos'è? Ferry to... altro con due turisti. Cosa vogliono fare? Ah, è facilissima sta missione. Basta arrivare a 70.000 metri. Ok, questa si può fare. Edus e Virik vogliono fare un tour, vedere le stelle. Devo tenerli in vita, farli divertire. Ed entrambi vogliono fare un viaggio suborbitale attraverso su Kerbin. Quindi, quello che vuol dire, se non mi sbaglio, è che semplicemente basta farli arrivare a 70.000 metri. E dovrei... Guardate quanti bei contratti conclusi. Nessun contratto fallito finora. Quindi dovrebbe essere estremamente facile. Sai cosa? Tieniti questa scienza. Science. Prendi questo. Tanto abbiamo visto che non vanno distrutti. Prendi anche questo. Questo è quello per tenerlo. Questo è per fare altra scienza. Ok, perfetto. Allora, togli questo. Dobbiamo fare un altro aeroplano estremamente brutto. Scusatemi. Ecco qua. Mettiamo sì, tu devi sopravvivere tecnicamente. Quindi è un bel po' di peso. Quanto peso abbiamo? Dove lo vedo il peso? Deve essere qua da qualche parte. Eccolo qua. È 2000 tonnellate. Ok. Allora, un po' di resistenza al fuoco, va benissimo. E secondo me, se ti do questo, tu sei già a posto per arrivare a 70.000 metri, lo sai? Ok, mi fa un po' paura come veicolo. Però se riusciamo a tenerlo... Tanto dobbiamo andare solamente verso l'alto e semplicemente poi verso il basso. Quindi eccoli qua, abbiamo i due turisti con le loro bellissime magliette. Direi che l'unica cosa che manca è una tonnellata di paracaduti in più. Ok, che differenza c'è tra questo paracadute e questo paracadute, scusate? Uno dei due deve essere migliore dell'altro. Tu pesi di più? Ma avete gli stessi identici dati? Dammi quelli che costano di meno, scusa, non capisco. Allora, ne metti uno qua. Uno qua. E uno qua, se non ti dispiace. Ok. Allora, parte il razzo. Lo stacchi il razzo. Apri tutti i paracadute insieme. Ok, vediamo come va. Se funziona anche... Se riusciamo a fare entrambi i contratti, sia recuperare scienze, dovremmo riuscirci senza troppi problemi, che far felici questi tizi qui, questi civili, direi che è una meraviglia. L'unica cosa è che questo carburante ci deve portare a 70.000 metri.
Basta andare dritti, gente. Basta semplicemente che sia abbastanza carburante. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Non dobbiamo fare nient'altro. Quindi stiamo qui, fermi, zitti, in silenzio. Io non sto zitto, continuo a parlare. E guardiamo mentre questo fantastico razzo, appena finito di costruire, va con una velocità incredibile verso il cielo. Stacca. Io direi che ci arriviamo a 70.000. Arriviamo bene a 86.000, gente. Perfetto. Dovrebbe bastare questo. Vai un po' più veloce. Tanto non abbiamo niente da fare. Dobbiamo solamente sperare che non venga distrutto quando riatterriamo verso il pianeta. Ok, 60.000. 60.005. 68. 70.000. Eccoli qua. Questi qui sono felici. Sono ufficialmente sopravvissuti. Cerchiamo di ottenere anche un minimo di scienza. Ok. Fai un po' di scienza con questo. Perfetto. Fai scienza con questo. Ah, questo qua mi dà un sacco di scienza, porca vacca. Ok, quindi dovremmo riuscire a fare entrambi i contratti adesso. Dal momento che siamo nello spazio attorno a Kerbin. Questo è spazio. Non siamo in orbita, però è spazio. Tecnicamente tutto è spazio, però va bene così. Ok, direi che possiamo aprire i paracaduti, o almeno attivarli, mandare veloce il tempo e sperare, incrociare le dita, che sopravvivino. E almeno uno dei due contratti è fatto. Speriamo che anche l'altro si completi. Che stai facendo? Non mi piace il fatto che stai andando con la punta verso il basso. Doveva essere il sedere verso il basso. Comunque non è esploso niente. I paracaduti non si sono attivati per qualche motivo. Revert to launch. Perché i paracaduti non si sono attivati? Perché erano... devono essere andati distrutti per qualche motivo. Ok, cerchiamo di mantenere attivo il SAS a quel punto. Forse aiuta. Riproviamo. Non devi fare niente, quindi vai alla tua velocità. Purtroppo, come vedete, trema un pochino di più. Perché se vai più veloce col tempo, la fisica che viene applicata sul mezzo è un pochino meno precisa. Comunque. Infatti vedete, siamo arrivati un pochino più in basso, un pochino meno in alto rispetto a prima, per il semplice fatto che c'è stato più attrito, il gioco ha più difficoltà a calcolare tutto l'attrito dell'aria, i movimenti, la direzione, la gravità, eccetera, eccetera, roba del genere. Ok. Tutta la scienza che possiamo la stiamo ottenendo. Perfetto. Ok, adesso l'unica cosa è il riuscire ad atterrare. Sai cosa? Attiva lì al massimo. Così si attivano prima. Forse questo può fare la differenza. Dove sono gli altri due? Questo è uno. E questo è il terzo. Se non quarto paracadute. Ok. Speriamo che basti. Vai veloce col tempo. Allora. Mantieni con questa verticalità il mezzo. E speriamo che i paracaduti si... Ah, forse devo attivarli, i paracaduti. Sarebbe stata una buona idea non esserseli dimenticati. Ok, adesso inizierà ad esserci un bel po' di attrito.
Vediamo se la navicella riesce a rimanere ferma in questa posizione. Chiudi queste qua, per favore. Perfetto. Ok, così va bene. Rimani così. È molto meglio di come stavi andando giù prima. Personalmente lo penso. Ti piace proprio girarti, porca vacca. Ok, girati se proprio devi. Deve essere molto più pesante questa parte che questa parte qua della navicella. Però non stai aprendo il paracadute per qualche motivo. Perché? Perché non hai aperto i paracaduti? Non capisco. Cos'è che non funziona? Sto leggendo, scusate. Secondo me il veicolo è troppo pesante. Togli questo. Sappiamo che così basta. Lo sappiamo. L'abbiamo già fatto in passato. Quindi, se sappiamo che ha funzionato in passato, deve funzionare anche questa volta. Andiamo belli veloci. Una missione, un contratto che doveva essere relativamente facile si sta rivelando molto, molto più antipatico di quello che doveva. Ma noi non ci arrendiamo. Okay. 5.000. 5.000. Fai la scienza. Temperatura, pressione, un report da parte della squadra. Voi non potete farla, vero? Siete civili, quindi. Ok. Stiamo già ricadendo verso il pianeta. Attiva i paracaduti. Paracaduti ufficialmente attivati. Forse c'è qualcosa che non gli piace su come li ho posizionati. Per questo non si aprono. Disarma. No, non voglio disarmarlo, voglio che funzioni. Ok. Vediamo un po' se questa volta riesce a mantenere la direzione. Forse non gli piaceva il fatto che andava giù di naso. Se questa volta va giù nella direzione giusta, che è questa, forse si aprono. Questa volta. Vediamo un po'. Siamo quasi a 5.000 metri. Ok. Non gli piaceva il fatto che eravamo posizionati col naso verso il basso. Probabilmente era questo. E adesso dobbiamo aspettare 2.000 secoli perché il veicolo tocchi terra. Ok, va bene. Abbiamo aperto i paracaduti a 5.000 metri e siamo solamente a 3.000. Ci vuole letteralmente un secolo perché arriviamo a terra. Però va bene, va bene, va bene. Per di più non dovremmo essere troppo lontani dal momento che siamo semplicemente andati verso l'alto e poi verso il basso. Ecco, guardate, siamo addirittura andati indietro per colpa della rotazione terrestre. Noi siamo partiti da qui e siamo qua indietro. Allora, credo che il Mystery Goo abbia un po' di scienza, giusto? Sì. Me lo puoi togliere? Kip. Giusto? Sì, ok. La temperatura non dovrebbe avere niente. Esatto. E il crew report. Ok. Il barometro dovrebbe avere il massimo invece. Ok. Quindi una volta atterrati, se riesco ad avere un pochino di scienza attraverso il termometro e il report del pilota, bene, dal momento che è entrambi a zero. Se sono di nuovo entrambi a zero, fa lo stesso. Ok, dai, 300 metri, ci siamo quasi. I due civili sono felici, hanno fatto il loro bel giretto nello spazio. Noi siamo quasi atterrati. Siamo
Siamo ufficialmente atterrati. Crew report. Niente scienza. E niente per il termometro. Ok. Perfetto. Quindi con questo siamo a 6 contratti conclusi? Credo. Se finalmente mi accetta questo, quello per cui ho riportato indietro della scienza. Sì, entrambi conclusi. Perfetto. Quindi, concluso, concluso. Questo qua è il viaggio, questo qua è l'altro civile che ha viaggiato. Questo qua è il 20 di... com'è che si chiama? Reputazione, niente male. Questo qua è quello per cui ho recuperato della scienza dallo spazio attorno a Kerbin. È finito. Ok, me li puoi togliere da qua se vuoi, dal momento che li abbiamo superati. Perfetto, direi, gente. E siamo a 520.000 di soldi. Ci stiamo ufficialmente avvicinando parecchio al poter comprare... al poter potenziare questo. Addirittura, se semplicemente attivo questo contratto, abbiamo abbastanza soldi per farlo. Vediamo se c'è qualche altro contratto facile facile da fare. Questa è un'orbita. Uno vuole fare un'orbita, l'altro vuole fare solamente una suborbital. Anche questo dovrebbe essere una cosa abbastanza facile. Questo qua, ferry, altri due turisti. Praticamente siamo diventati una compagnia di aerei. Solo che anziché portarti dove vuoi, farti atterrare nella città che vuoi, semplicemente ti facciamo fare un giretto nello spazio. Ok, credo che possiamo fare anche questo abbastanza facilmente. Direi di farlo. E poi concludiamo l'episodio e il prossimo facciamo esplora la luna. Che questo ci dà un pochino di soldi, dai. 22.000 in totale, credo, sì. Perché ce ne danno 6.000 prima e 16.000 una volta finito. E per di più mi dà anche un po' di scienza. Che non si dice mai di no a un po' di scienza. Quindi, prendiamo semplicemente... togli tutto. Butta via. Porca vacca. Apri questo. Che è il nostro veicolo per andare in orbita. Non hai lo scudo termico, te? Non ho messo lo scudo termico. Sì, cioè, devo averlo messo lo scudo termico. Vabbè, lo mettiamo adesso. Allora, uno e uno, due. Non mi dispiacerebbe fare un po' di scienza, intanto che andiamo su... in orbita, che credo di non averla ancora fatta. Quindi questi tre portateli dietro. Qua c'è un piccolo glitch visivo. Mi dà un po' noia, mi dà, sarò sincero. Ok, e questo è il nostro fantastico veicolo. No, questo è il mio veicolo per andare sulla luna, per di più. Neanche per andare in orbita, scusa, butta via tutto. Ricominciamo da capo. Tanto è facile fare un veicolo che può andare sulla luna. 1, 2 e 3 per co due passeggeri. Ok, poi scudo termico. Perfetto. Paracaduti. 1. E poi di solito ne metto 3. Anche se credo che 2 probabilmente bastino, ma non è un problema. 3 paracaduti. Metti un po' di scienza, che non fa mai male. Però 1 e basta. 1, 2, il barometro, potrei anche metterlo qua giù, semplicemente, ok, e 3, poi mi serve un affare per staccare tutto il resto, altrimenti siamo troppo pesanti, mi serve di certo, aspetta un attimo, dov'è l'altro motore, quello che era minuscolo? Quello che avevamo testato sulla rampa di lancio, qual era, scusate? Dov'è finito?
C'è qualcosa che non mi torna, però va bene. Service Bay. Ok, non so se la userò mai. Allora, forse era. No. Scusate, ma sto perdendo la ragione. Sono completamente diventato pazzo. Non avevamo testato un motore tipo questo, però che era tipo minuscolo. Quello per cui ho fatto sulla rampa di lancio e non gli avevo dato carburante. Dov'è finito? Forse non l'ho ancora sbloccato e il gioco me l'ha dato disponibile solamente perché dovevo fare quel contratto. Forse è questo quello che è successo, non ne ho idea. Allora, tu vieni qua, mi metti uno di questi e secondo me basta. Probabilmente mi servono tre. Lo sai cosa? Proviamo così. Mettine due. Proviamo così. Anziché fare un veicolo con tre fasi, ne facciamo solamente due. E vediamo se basta. Forse no. Però se funziona bene. Ok. Devo riuscire ad arrivare a 70.000 metri con i primi due razzi che sparano. E poi con l'ultimo praticamente entrare in orbita. Questa è l'idea. Non è detto che ci riusciamo, ma forse ce la si può fare. Ok. Ah, scusami. Fermi tutti. Ho accettato il contratto sbagliato. Ho accettato il contratto sbagliato. Dovevo accettare questo contratto. Perché ho preso questo? Oh mio Dio. Ok, va bene. Accetta anche questo, che comunque abbiamo visto che è abbastanza fa. È quello con i due turisti, eh. Lo sapete perché? Perché. No, come cavolo ho fatto a sbagliarmi? Vabbè, fa lì stessa. Accetta questo. Anzi, per adesso non accettarlo neanche. Leviamoci dalle balle però questo. Cosa dobbiamo fare? Ok, dobbiamo avere un paracadute MK16 a una certa altitudine con una certa velocità. Ok, è una rottura di scatole, ma non è impossibile. Allora, quale paracadute vuoi innanzitutto? L'MK16. Che è questo? Ok. A 4000 metri a 130. Ok, metti questo. Scusami, eh. Lo sai cosa? Forse questo paracadute qua basta per recuperare tutto questo. E mettimi. Mettimi questo motore qua. Ok. Vediamo se basta. Mi metti il motore al massimo. Vai. Si è già attivato il paracadute immediatamente. Il che non va bene. Non è quello che vogliamo che succeda. Mi serve che il motore vada senza che il motore si attivi. Ok, adesso mantieni questa velocità e mi arrivi a 4000 metri. E il contratto è concluso. Spegni il motore. Attiva il paracadute. Vai veloce col tempo. E cerca di riatterrarlo. Sai cosa? Revert flight. Facciamo la cosa molto più semplice. Togli una tonnellata di questo carburante.
e lancia. Ok. Tanto il carburante l'avremmo comunque recuperato, probabilmente, però non ha senso andare così tanto in alto. Vorrei andare più lento. Ok, stai andando troppo veloce, come prima. Ok, spegni il motore a questo punto. È molto più intelligente come mossa. Ok. Sì, va bene, va bene. Ho esagerato un po' troppo io ad averli. Lo sai cosa? Tanto il carburante lo recuperiamo. Se il veicolo non esplode. Quindi daglielo tutto. Tanto lo recuperi lo stesso. Non è che ti va a costare di più. E poi comunque cosa ti costa in più? 5 dollari, dai. Cavoli, non sono i 5 dollari. Siamo la cazzo di NASA, dai. Non è che abbiamo problemi di denaro. Allora vai con un terzo di energia. Tanto abbiamo visto che questo motore spinge, che è una meraviglia. Allora, 130 metri al secondo a 4000 metri di altezza. Va bene. Direi che stiamo prendendo più velocità di altitudine che ci serve, il che va benissimo. Possiamo iniziare a rallentare un pochino. Ecco, così va bene, aumenta con questa velocità. Ok. Direi che ci siamo. Fatto, spegni il motore, vediamo quanto in alto andiamo e anche questo contratto è praticamente fatto. Apri il paracadute e speriamo che il veicolo non esploda, che questo paracadute riesca a reggerlo, il peso. E si direbbe di no. È fatto di gomma questo veicolo? È fatto di gomma questo pianeta? Hai visto quanto cazzo veloce stavamo cadendo? Com'è possibile che non sia esploso? Non ho parole, va bene. Ok, non ho la più pallida idea di che cazzo sia successo. Tutto quello che so è che il contratto è concluso. Perfetto. Adesso potremmo non farlo, questo, però lo facciamo lo stesso. Comunque il contratto di cui avevo paura era comunque una cretinata, eh? Quello, dov'è? Quello che abbiamo appena completato, comunque. Allora, facciamo questo, che ci dovrebbe dare un bel po' di soldi, e i soldi mi fanno sempre piacere. E poi concludiamo l'episodio. Basta. Ferry to tourist. Giusto? Giusto. Allora, procediamo. Non posso credere di aver cliccato su il... sul contratto sbagliato prima. Allora, resistenza termica, perfetto. Metti già dentro i turisti, che sennò me li dimentico. Vai con un pochino di scienza. Metti qua il termometro, metti qua il fango da scienziato, ok, perfetto, direi. Poi metti tre paracaduti qua. Lo sai cosa? Ho un'idea migliore. Prendi questo e lo metti qui. Perfetto. Poi prendi questo, ne fai tre e li metti qua. Ed è perfetto. E adesso dobbiamo solamente darti abbastanza carburante da poter entrare in orbita. E secondo me questo, più o meno, potrebbe bastare. Spero. C'è anche un po' di aerodinamicità, dai. Mettiamoti questi. Sempre piacevole. Ok, vediamo quanto questo veicolo può andare in orbita.
Poi mi fa morire. C'è un civile che sta pagando per andare in orbita e in suborbita. L'altro vuole andare solamente in suborbita. Però noi ce li mandiamo entrambi in orbita. Quindi uno sta pagando per avere due servizi e ne riceve due. Uno paga per avere un servizio ma ne riceve due. Quindi chi dei due è più intelligente, è abbastanza facile capirlo. Per di più siete tutti della stessa famiglia. Stai portando i tuoi fratelli nello spazio praticamente. È questo che stai facendo, Gebedia? Guarda che non è una cosa molto etica. Ok. Stacca. Ish. Allora, stiamo andando molto molto su linea retta, devo dire. Però ce la potremmo fare. Ish. Ah, perché stai cercando di tornare nel... Scusami, sono io che avevo cliccato sul pulsante sbagliato. Cioè eri in cercare, anziché di stare fermo, di tornare sul prograde. Ecco perché c'era così tanta resistenza. Ok. Inizia a spingere e vediamo come va. Carburante sta bruciando abbastanza lentamente, però diciamo che ho comunque timore che non basterà. Ok, tieni fermo così e vediamo come va. Dobbiamo solo andare... Scusa, ma in sub... Oh, ah no, perché non siamo ancora a 70.000 metri, giusto? Stavo dicendo, perché uno dei due non... Uno dei due check non è già diventato verde? Perché non siamo ancora a 70.000. Ecco perché. Tra poco dovrebbe diventarlo. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, dai. Questo video qua sta durando anche troppo e praticamente ci siamo concentrati solo sull'appesantire il nostro portafogli. Siamo a 70.000 metri, si capisce dalla musica. Però direi che è stato un super mega successo comunque. Praticamente non abbiamo... Abbiamo tipo fatto precipitare, sono esplosi un paio di veicoli, ma per il resto è andato che è una meraviglia. Ok, ho bisogno che questo numero non diventi troppo basso. Per favore, ok, così preferisco. O almeno che non diventi troppo basso troppo velocemente. Lo sai che ce la potremmo fare, forse? Sei fermo su 18 secondi, perfetto. T-18 secondi. Ok, molto 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 bene. 19, stai addirittura salendo. Puoi inclinarti un po' di più se vuoi, allora. Ok, molto bene. Tu continua a spingere, però il carburante sta... sta iniziando ad essere un po' troppo basso, il carburante. Però ce ne basta poco poi per uscire dalla... dall'orbita. Quello il punto. Avanti, lo so che ce la puoi fare. Non farmi rifare tutto il volo da zero e dover aggiungere una terza fase al mio razzo. Dai, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, però anche il carburante è quasi finito. Avanti. 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 Ci siamo ormai. Ci siamo, ce la possiamo fare. Non ho dubbi che si può fare.
Fatto, siamo in orbita. Ho pochissimo carburante. Vai in retrograde immediatamente. Carburante finito. Però stiamo tornando. Secondo me questo basta per riatterrare. Sarò sincero. Credo che basti. Secondo me perdiamo abbastanza altitudine che atterriamo. Non ho messo. Non ho messo un affare per staccare queste due parti. Ok. Adesso il veicolo va bene. Adesso il veicolo va bene. Perfetto. Non era sicuramente tempo perso. E poi mi raccomando. No, lo sapete cosa? Assolutamente positivo il dover rifare la missione da zero. E sapete perché? Perché non avevo fatto scienza mentre ero in orbita. Haha, visto? Fa tutto parte del mio piano. Sono un cavolo di genio, gente. E questo è il punto. Sono molto più intelligente. Anche quando sbaglio, le cose vanno comunque in mio favore. E questo è il punto. E questo è essere un grande scienziato. Fare in modo che se anche un esperimento fallisce, tu impari comunque qualcosa. Ok. Pronto a staccare. Stacca. Arriviamo a 57.000, il che va benissimo. Un po' troppe scintille. Allora tu aspetta che ci sia un pochino meno di atmosfera. Ok. E inizia ad andare a 45 gradi. Ah, scusami, sempre colpa mia se continuo a cercare di rimetterti in prograde. È assolutamente colpa mia. Ok, così è perfetto. Ok, direi che puoi iniziare a spingere un po' se vuoi. Quanto attrito abbiamo? Abbiamo molto poco attrito. Ok, vai. Dunque, adesso va tutto bene, abbiamo tutto il necessario. Però, come prima, bisogna assicurarsi che il carburante basti. E prima ci siamo andati molto vicini che non ci bastava, eh. Quindi non è mica detto che questa volta le cose vadano meglio. Ok, dai. Ush. Però se ci siamo riusciti prima, non c'è motivo per cui non dovremmo riuscirci di nuovo questa volta. Ho completa fiducia nel mio pilota e nel nostro carburante. Allora, appena qua i secondi iniziano a salire piuttosto che a scendere. Inclino di più il veicolo. Questa è l'idea. Però continua comunque un pochino a scendere, quindi va bene. Sai cosa? Inclina comunque un po'. Siamo a 70.000 metri, sì. E anche da un bel po'. Perché non è iniziata la musica? Strano, di solito dovrebbe iniziare la musica quando sei a 70.000. Adesso c'è la musica. Ok. Sei fermo a 39 secondi, puoi inclinarti un po' di più se vuoi. Ecco qua. Continui ad essere bloccato a 39 secondi, inclinati ancora un po'. Ok, adesso stai iniziando a scendere. È perfetto. Ricordati, devi fare della scienza quando sei in orbita, non devi subito toglierti dall'orbita. Prima devi fare un po' di scienza.
Il punto più alto si sta allontanando, quindi puoi inclinarti un po' di più se non ti dispiace. Ecco, così direi che va benissimo. E secondo me dovremmo essere in grado di entrare in orbita di nuovo, a farci bastare il carburante per uscirne. Siamo praticamente a cavallo. Ok, molto 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 bene. Finiamo questa missione anche con più carburante di prima. Cioè no, alla fine della missione avremo comunque zero carburante. L'idea è che riusciamo a entrare in orbita con più carburante di prima avanzato per poter uscire dall'orbita. Questa è l'idea. Molto 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 bene, devo dire. Una missione da 5 minuti. Non ho idea da quanto tempo sto registrando, ma secondo me è passata ben più di un'ora. Ok, questo è già 5.000 metri, molto bene. Secondi, cerchiamo di avvicinarci quanto più possibile a questo. Inizia a spingere. Ci siamo quasi, spingi. E voilà, siamo in orbita, il contratto è finito. Tornami dalla navicella, che puoi già mettere in retrograde intanto che ci sei. Dove ho i miei affari della scienza? Eccoli qua. Ne fai uno. E un pochino di scienza me la dà. Due. E non mi dà scienza. Ok, forse mi ricordo male. E in realtà ho già fatto scienza in orbita. E a quanto pare sì. Quindi mi ricordavo proprio sbagliato. Ok, va bene. Mi ricordavo completamente sbagliato. Va bene. Spingi. E cerchiamo di riatterrare sul pianeta. Perfetto. Orbita annullata. Ok. Direi che ci siamo. Dobbiamo solamente... Scusami, mi dai... Ok, la velocità. Dobbiamo solamente far sopravvivere tutti e tre i kerbiniani. E non dovrebbe essere un grosso problema. Allora. Piano piano. Ci stiamo avvicinando sempre di più sul pianeta. Adesso inizierà a fare un pochino di caldo. Non preoccupatevi. State un pochino ballando, ma non preoccupatevi. Non preoccupatevi. Lo scudo termico ci proteggerà. È diventato bello incandescente, ma noi non abbiamo niente da cui temere. Non abbiamo niente di cui temere. Non posso credere che questa orrenda navicella con tre posti di comando funzioni. È una cosa inguardabile. Ma che cosa ci vuoi fare? Non siamo qui per bellezza, siamo qui per praticità. Ecco, conviene tenerti così, conviene. Apri paracadute. Ok, direi che proviamo a fare un po' di scienza dopo che siamo atterrati, perché ne abbiamo ottenuta veramente poca. Credo che l'unica che ne abbia... ho sbagliato pulsante. Vabbè. Volevo controllare, perché uno dei tre credo che mi abbia dato un po' di scienza. Probabilmente era il Mystery Goo. Vabbè, fa lo stesso, tanto era pochissima. I paracaduti si sono attivati a 5.000? No, a 1.000 metri. Ok, va benissimo. Ci sono dei sassi per terra? Cos'è sta roba? Secondo me ci sono dei sassi. Vabbè. Ok, rallenta. Eccoci. Eccoci qua. Siamo abbastanza inclinati.
è esploso qualcosa, ok, un po' di scienza riusciamo a ottenerla, non ho idea di cosa, ma qualcosa è esploso. Credo che fosse il nostro scudo termico. Sì, il nostro scudo termico è stato distrutto, va bene. Fa lo stesso, non è un grosso problema. Direi missione più che ben riuscita. Siamo riusciti ad ottenere un po' di scienza, fammi vedere un po' quanta, grazie ad essere atterrati in una regione completamente nuova del nostro pianeta. 9 scienza praticamente gratuita. Questo è quello che abbiamo recuperato di soldi. E niente, niente scudo termico, purtroppo. Tu continui a non ottenere esperienza perché continui a fare sempre lo stesso genere di volo. E abbiamo completato una tonnellata di contratti. Uno, due, tre, quattro, cinque. 6. E direi che abbiamo abbastanza soldi per comprare questo e attivare questo. Ed è esattamente quello che andiamo a fare al prossimo video, gente. Prossimo video, ve lo prometto, voleremo vicino alla Luna. Gente, statemi bene. E ci vediamo alla prossima. Abbiamo guadagnato tanti, tanti bei dindini che ci servivano. Vorrei potenziare anche questo, devo essere sincero, e quasi quasi lo faccio. Però lo deciderò al prossimo episodio. Gente, statemi bene. Ciao ciao!